Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci facciamo insieme le unghie con il Go Glam Nail Stamper e abbiamo anche un altro kit con dei motivi in più, diciamo, al pacchetto. Perché? Come si presenta questo kit? Probabilmente ce l'avete già perché l'avete acquistato sicuramente per Natale. L'avete chiesto a Babbo Natale di sicuro perché è un prodotto che è stato vendutissimo a Natale. Questo che cos'è? È una macchinetta, una macchina che ti stampa, diciamo, questi motivi molto molto carini e simpatici. Guardate, sono tutti questi qua. Quindi all'interno trovate una macchinetta e poi 5 modelli differenti di design. Abbiamo i gattini, i cupcake, gli unicorni, i cuoricini e i fenicotteri. In più ho anche acquistato questi, diciamo, motivi differenti, questi design differenti. Abbiamo l'arcobaleno e le stelline e la luna perché mi piacevano tantissimo. Il pacchetto si presenta così, la scatola è così e all'interno c'è questo astuccio meraviglioso con, carinissima idea, la limetta per le unghie. È simpaticissimo. Apriamo insieme il pacchetto. Non volevo distruggerlo, però. Qua la nostra bustina Go Glam Nail Stamper. La bustina è bellissima, ci metterò dentro tutti i miei trucchi, tutti i miei smalti. Mettiamola insieme. Allora. Allora, ecco qua all'interno che cosa troviamo. Allora, all'interno del nostro astuccino ci sono anche le istruzioni su come usare la nostra macchinetta. Vi fa vedere come bisogna mettere le dita all'interno della stampante. Ci sono varie cosucce che vi consiglio di leggere prima di utilizzare la macchina, così le vostre unghie staranno perfette. Che cosa troviamo all'interno? Troviamo una stampante, due smalti, un top coat che serve solitamente questo smalto trasparente per andare poi a chiudere il tutto per proteggere i nostri design applicati e 5 cartucce, chiamiamole cartucce, da inserire nella stampante per farci le unghiette tutte decorate. Andiamo a farci le unghie. Andiamo ad aprire la nostra stampante. No, ma che carino, comunque è molto carina. Oh mio Dio. I nostri smaltini. E le nostre cartucce. Allora, per prima cosa vi consigliano dalle istruzioni di togliere lo smalto che avete sulle unghie. Io non ho lo smalto, ho il gel, quindi è come se non avessi niente, diciamo, sopra le unghie, quindi sono a posto. Poi vi consigliano anche di posizionare le unghie in questo modo e se le avete così lunghe di limarvele, ma io non me le vado a limare perché mi piacciono lunghe. Poi ci consigliano di scegliere lo smalto che desideriamo e agitare bene la bottiglietta, quindi io direi che andiamo sul viola. Shake, 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 shake. Togliamo anche magari la plastica. Allora, diamoci lo smalto sulle unghie. Eccoci qua, lo smalto più o meno si è asciugato, risulta leggermente appiccicaticcio, ma penso che debba essere così perché poi si dovrà applicare il design. Allora, io naturalmente sono un amante dei gatti, ho 3 gatti e quindi adoro i gatti e voglio farmi questi design carissimi, guardate, ma ciao piccolini. Allora, seguiamo le istruzioni, praticamente dovete prendere la
cartuccia, chiamiamola così, applicarla, cioè inserirla così, dan, e spingere. Poi giriamo, girate, dovete mettere il dito dove proprio, vedete all'interno, si vede che c'è proprio una fessurina dove dovete mettere il vostro ditino e, oh mio Dio, sono emozionata, perché in realtà non so se è asciutto completamente lo smalto. Comunque proviamo. 3, 2, 1. Dovete premere e poi togliere. Oh, caspita, ma non me l'aspettavo. Ma sono carini. Allora, io ho l'unghia lunga, quindi, e ho anche premuto male, quindi dovrei in qualche modo rifarlo, però, cioè, sono carinissimi. Ciao, amici. Sono belli. Proviamo con l'altra unghia, magari un pochino, premiamo un pochino meglio. Voilà! Ma sì! Allora, bisogna fare un po' di pratica sul premere bene, perché tipo da questa parte non mi rimane, però sono carinissimi! Cioè, l'effetto è bellissimo. Cambiamo design, voglio mettermi. Oddio! Ah, ok, per toglierlo dovete tirare giù questa sorta di levetta, credo. O dovete premere, ok, no, niente, dovete premere e si toglie. Proviamo a metterci, dai, facciamoci due unicorni. Ok, ce li facciamo qua. Vediamo un po'. Aiuto. Allora, scusa, stavo inquadrando da un'altra parte. Ma ciao amici, guardate che teneri! Allora, io ho le unghie lunghe, quindi immaginate che non ci sia questa parte. Sono venuti carini. Poi al massimo, cioè io che ho l'unghia lunga, posso magari rimettere il dito e farmeli sulla punta. Proviamo, vediamo. Sì, più o meno. Più o meno, sì, riuscirei a farmi anche la punta decorata. Allora, ci vuole un po' di pratica, però l'effetto è veramente carino. Darà e un po' la punta. Unghiette decorate! È bellissimo, sono veramente carine. Io penso che, vabbè, qui non mi è venuto da un lato perché devo fare pratica. Però direi che l'effetto è stupendo. Cambiare, ci facciamo nel pollice i cuoricini. La tengo così perché non so dove mettere le altre dita. Mi è rimasta appiccicata. Ecco, questo qua, a parte la punta perché ho le unghie troppo lunghe, ora lo faccio anche sulla punta perché ho le unghie troppo lunghe, come abbiamo visto nelle istruzioni, bisogna avere le unghie un po' più corte, però, cioè, guardate che bello. Se prendete, dovete prendere un po' di, dovete fare un po' di pratica e una volta che avete fatto pratica, wow, ecco, guardate! Una volta che avete fatto un po' di pratica, vi verranno delle unghie bellissime. Allora, una cosa che non vi ho detto, ok, vedete qua c'è questo nastro, in caso questo nastro perdesse, diciamo, perdesse, diciamo, la posizione, potete risistemarlo con l'utilizzo di una matita. Vi faccio vedere, praticamente lo potete, infilate qui la matita e potete girare, vedete, torna, lo girate. Tipo come ai tempi quando ero più piccolina, io c'erano le cassette per ascoltare musica e si faceva così per risistemare il nastro. Ok, così. Allora, l'effetto mi piace molto. Andiamo a mettere lo smalto anche sull'altra zampa. Vado a mettermi lo smalto più scuro. Principalmente ho acquistato questo pacchetto perché mi piacevano
gli arcobaleni. Adesso ci andiamo a mettere lo smalto viola più scuro sull'altra mano e vediamo gli altri design. Eccoci qua, lo smalto dovrebbe essere, diciamo, asciutto, perché non lo so. Togliamo allora questa e mettiamo i nostri arcobaleni che abbiamo comprato apposta. E allora posizioniamo di nuovo l'unghia. Sono un po' impacciata a fare questa cosa. Ma ciao amici! Insomma, non è proprio venuto benissimo perché probabilmente non era ancora asciuttissimo lo smalto. Dovete avere pazienza, io non ho pazienza di farmi asciugare lo smalto. Ecco, invece su questo dito più o meno era asciutto. Ci mettere anche le stelline e poi magari facciamo anche gli altri. Allora, le stelline e la luna le facciamo qua. No! Allora, ho lo smalto. Ho ancora lo smalto un po' bagnato, infatti qua ho fatto danno. Però volevo provare ancora i cupcake per vedere come sono, dove sono. Dove sono i cupcake? Qua. I cupcake che mi piacevano tanto. Così. Vabbè, lo faccio su questo anche se non è ancora asciutto, tanto ormai il danno l'ho fatto. Vabbè, a parte nella zona dove lo smalto non era asciutto, ecco anche gli amici cupcake. E poi facciamo ancora i fenicotteri che non li abbiamo fatti. E poi li abbiamo fatti, no, i cuori li abbiamo fatti, abbiamo fatto poi tutti. Sì, forse. E allora sul pollicione facciamo i nostri amici fenicotterini. Ma sta attaccato. Allora, una cosa importante. Oh, eccoli, ciao. Queste sono venuti benissimo, a parte la punta che vabbè, ho le unghie troppo lunghe. Una cosa importante che dovete fare prima di applicare questi design è far asciugare lo smalto bene, 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 perché sennò vedete, fate danni come ho fatto io. Un'altra cosa, poi dovete alla fine applicare il coat, così da togliere un pochino l'appiccicume che rimane sulle unghie, sennò vi durano pochissimo. Quindi applichiamo anche il top coat. Per rimuovere lo smalto, essendo veramente smalto, basterà un solvente per unghie normale. Vi rifaccio vedere che belli che sono i design che abbiamo utilizzato oggi. Ditemi qual è il vostro preferito, non potete farlo nei commenti, ma potete scrivermi anche su Facebook oppure... Se vi è piaciuto il video, condividetelo, mettete mi piace ed iscrivetevi al canale. Alla prossima!